Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 10 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Altro che partenza, straordinari in vista. Venere in sestile e la luna in trigono vi accarezzano con immagini bucoliche, una di mare, l'altra di colline coltivate a olivi e vigneti, una delizia per gli amanti della natura e del verde come voi. Ma proprio quando presi dall'acquolina vi pregustate la partenza, tanto in settembre un BB cammin facendo si trova, il vostro capo vi scombina tutte le carte in tavola e con i tempi che corrono non osate rifiutare la sua richiesta, che con il rosso Marte in sesta casa suona piuttosto come un'imposizione. Gli servono un paio di ore di straordinario e vi prega, o meglio vi consiglia di accettare. Anche perché non ci sono alternative. Va così che stanchi e ribollenti di collera inespressa vi apprestate a continuare il vostro lavoro, ma poiché la rabbia è un buon propellente riuscite a terminare prima del previsto. Ah, se anche il motore dell'auto girasse con lo stesso sistema, potreste attraversare lo stivale per il lungo senza spendere un euro. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità, non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Se avete più di 30 anni e meno di 40 e non avete ancora una famiglia, per voi è giunto il momento di farvene una e con decisione, provate a chiarire la vostra situazione sentimentale senza pregiudizi. Organizza una riunione di amici a casa tua. Un possibile colpo di fulmine o un rapporto che si rianima. Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Siate cauti. Riflettete bene prima di lanciarvi in un contesto che potrebbe arrecarvi non poche preoccupazioni. Problemi in casa con i lavori, in particolare con piastrellisti e idraulici. È vostro diritto chiedere maggiore professionalità, ma fatelo con calma ma con fermezza. Ottime notizie in arrivo. Anche qualche telefonata piacevole oggi potrebbe tornare a farvi sorridere. Prima di cantar vittoria, aspettate. L'amore vi apparterrà realmente solo se non lo forzerete. Ti è capitato di sentirti tradito da chi consideravi un amico veramente fidato. I pregiudizi e la rigidità di opinioni producono l'unico effetto di ostacolare il giusto esercizio della forza ed energia personali. Prendete tutto con filosofia e con un sorriso, disarmerà i vostri nemici. I nati di lunedì, martedì e mercoledì tra le 7 del mattino e le 15 potrebbero finalmente ricevere una risposta che attendono ormai da moltissimo. Gli altri dovranno attendere un poco. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Il campo sentimentale sarà splendente e vivrete ore intense e gratificanti. Se dovete chiarire o imporre la vostra idea su quella altrui, mostratevi decisi e integerrimi, non fatevi condizionare da nessuno. Se mettete energia in quello che fate e ci credete fino in fondo, il vostro lavoro sarà apprezzato e potrete ricevere anche chiamate interessanti. Un profilo astrale che si presenta attivistico ma, a tratti, anche abbastanza faticoso può caratterizzare questa giornata di settembre. Le soddisfazioni, tuttavia, non vi mancheranno. Mercurio e Giove negativi, comporteranno la necessità di aggiustare il tiro un po' in tutti i campi, specie se siete nati nella Capricornina prima decade. Il Sole, vi viene in soccorso in serata, dal segno per voi molto congeniale della Vergine, a portarvi un'atmosfera di soddisfazione, specialmente in famiglia e nel settore delle amicizie. Vi piacerà difatti dedicarvi interamente a voi stessi in questo periodo, magari frequentando ambienti insoliti. Intelligenza, prontezza dei riflessi saranno il vero dono degli astri, dono che vi rinnova nello spirito e nella mente. Marte in sesta casa la dice lunga, un tipico sabato settembrino con il lavoro in ripresa, ma anche molte tensioni proprio in relazione al suo futuro.
Ecco perché siete così attivi e simultaneamente reattivi. Insieme alla preoccupazione dentro vi brucia una sorda rabbia contro i governi, la cattiva gestione delle istituzioni, gli sprechi di denaro a favore di chi ne ha già troppo, lo strapotere di certi personaggi sulla scena internazionale. Ciò detto, non avete la forza di cambiare la situazione se non con il voto che vi attende tra poche settimane, incrociando le dita nella speranza di fare la scelta vincente. Ma a questo penserete tra 15 giorni, intanto preoccupatevi della vostra situazione personale o almeno della gestione del weekend. Qui almeno non dovrete rendere conto a nessuno e non vi sentirete dire dei no. Re e reginette del bosco e della natura, cogliete il vostro ramo d'oro che vi regalerà serenità. Amore ed Eros. Dall'amicizia all'amore il passo può essere breve e stavolta sapete di essere sul punto di coglierlo. La prudenza e la calma del vostro segno sono proverbiali, perfino l'oggetto delle vostre brame aveva quasi perso la speranza, perciò quando finalmente vi deciderete a imitare Cesare gettando il famoso dado per entrambi sarà più che una sorpresa, quasi un miracolo. L'amore per te è un'avventura, e una strada piena di promesse. Se desiderate creare più romanticismo nella vostra vita attuale, allora siate pronti ad essere più audaci e a cogliere l'attimo. Non siate timidi quando parlate dei vostri successi e dei vostri numerosi talenti. Sarà proprio questo che vi spingerà letteralmente in un nuovo mondo, e speriamo tra le braccia di un nuovo amante. Un prodigioso Plutone in ottimo aspetto col Sole innalza il livello di gioiosa partecipazione emotiva al rapporto con la persona amata, specie se il vostro legame di coppia è fiorito da poco e se appartenete alla terza decade. Con questi transiti vi lascerete andare a un atteggiamento maggiormente espansivo del solito. Lavoro e denaro. Giornata estenuante, naturale di sabato. Tutto di corsa ormai perché la produttività sta cercando di accelerare in vista di nuovi ribaltoni già minacciosi all'orizzonte. Faticosissimo il lavoro se la vostra attività non vi consente di metterci del vostro, vi sentite automi schiacciati da ritmi troppo veloci in una mano d'acciaio infernale. La musica cambia per i creativi o chiunque svolga un'attività a carattere sociosanitario o commerciale, in tal caso un piccolo margine di intervento personale. Fonte di ispirazione, rende l'impegno meno gravoso, al punto che quando suona la campanella del finis avete ancora energie per partire subito o quantomeno organizzarvi qualcosa di piacevole. Bella serata con i vostri amici, i loro figli e i vostri. Tutti insieme vi divertite al cinema e a cena, in un clima così armonico che non sembrate nemmeno appartenenti a generazioni diverse. Potreste allacciare una collaborazione interessante con una società importante del vostro settore, che potrebbe farvi una proposta niente male. Se operate nel campo finanziario, cercate di essere chiari nelle condizioni. La vostra indole combattiva si esercita in ambito professionale dove Urano vi stimola a fare sempre meglio e a dare di più, specie se appartenete alla seconda decade. Non vi curerete di chi vi critica, è perché non riesce ad arrivare alle vostre vette. Benessere. L'effetto di Marte quest'oggi può esplicarsi in due modi, o uno stato infiammatorio diffuso che vi manda quasi in paranoia, oppure una sensazione di benefico calore, un'energia che il motore della vostra auto, se avesse una testa e un cuore, proverebbe quando lo gratificate facendo il pieno. In caso di malanni ricordate i benefici delle medicine energetiche orientali, dall'agopuntura allo shiatsu fino alla moxa che all'azione sui punti nevralgici della puntura associa quella del calore. Mettiti in contatto con un amico perduto, offriti di aiutare suo figlio a fare i compiti, chiedi al tuo partner un po' di tenerezza. Qualunque cosa tu possa fare per ottenere il massimo dai tuoi rapporti personali è raccomandata oggi. Per lei. Forma fisica così così, con il calo di temperatura arrivano i primi stati infiammatori, e poiché siete vere fifone andate subito in paranoia, niente virus, solo un malanno d'autunno, sì, siete in anticipo, come sempre bruciate le tappe. Per lui, snoopy nervoso, ve ne accorgete subito da come vi guarda anziché farvi le solite feste, ma poi entrando capite perché, poverino, proprio non ce la faceva più ad aspettarvi. Colore delle emozioni, verde bosco. Barometro dell'umore,
variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.